davvero un servizio che ci ha colpito molto questo e subito ne voglio parlare con i miei ospiti. Benvenuta Gianna Fregonara, collega del Corriere della Sera. La questione delle migrazioni è una questione che divide gli italiani nel dibattito e, come dimostra questo servizio, divide anche le comunità straniere. Forse non ci si aspetterebbe che da qualcuno che ha sulle spalle un viaggio, un trasferimento, poi emergano anche quelle posizioni, ma l'Italia non è in grado di dare loro lavoro. Se ne stiano a Genova, Diego Fusaro, filosofo antimondialista, oramai considerato uno dei pensatori rossobruni, così lo chiamano. Secondo lei, Fusaro, è troppo difficile entrare in Italia per un migrante che vuole come dire, costruire una propria carriera lavorativa da regolare, o, come dice la Russa, è troppo facile entrare in Italia e quindi bisogna trovare modalità di allocazione diverse? Ma dunque, in estrema sintesi, direi che un conto è se arriva uno sparuto numero di immigrati, io uso la categoria di immigrati, che sono quelli che, come suggerisce il participio passato, si riterritorializzano e diventano cittadini in senso pieno. Ecco, se arriva uno sparuto numero di immigrati è facile accoglierli, integrarli e farli diventare cittadini a tutti gli effetti. Il guaio è quando vengono, come in questi casi, deportate masse di migranti, dove il participio presente, che oggi si usa, allude il fatto che queste persone non si territorializzeranno mai e saranno sempre in moto perpetuo, precari non a caso. Migrante e precario sono le due figure antropologiche oggi dominanti nel capitalismo flessibile contemporaneo. In questo caso è pressoché impossibile accogliere e integrare, ma non solo per ragioni, diciamo così, estemporanee di perfidia legata alle politiche, ma proprio per ragioni strutturali, nella misura in cui questi individui vengono deportati con l'esatto obiettivo di non integrarli, ma di più, di rendere non loro cittadini come noi, ma sempre più l'obiettivo è quello di rendere noi migranti come loro. È di ieri la notizia secondo cui i nostri giovani stanno fuggendo in massa verso l'estero, per cui il profilo del migrante si sta universalizzando. Non stiamo integrando migranti, ma stiamo universalizzando il profilo del migrante. Anche noi stiamo sempre più spesso diventando migranti, perché Fusaro, questo è il paradigma della mondializzazione. Chiarissimo, arriveremo tra poco al tema degli italiani che emigrano, però volevo restare sulla sua riflessione. Lei pone un problema di quantità, c'è un problema di accoglienza perché sono troppi nei numeri. Non c'è invece anche un problema di qualità che attiene anche alle nostre...